Nel Grazie a voi. frattempo, collegato Andrea Purgatori, giornalista, scrittore, volto di questa rete, lo conoscete tutti. Come va, Andrea? Bene, ancora fino a domenica sono recluso perché io sto, diciamo, completando una quarantena, essendo rientrato il 7 marzo da una zona rossa e quindi non posso uscire nemmeno per comprare da mangiare. Insomma, Aia. per carità, c'è chi sa molto peggio di me. Mi fai salutare gli amici che stanno, i tecnici che stanno in studio e in regia perché mi aiutano a fare la Eccoli, eccoli, girate trasmissione. la telecamera che ve li faccio vedere, per favore qualcuno li inquadrasse. Mi Loro aiutano a sono fare la veramente trasmissione. eroici, Ciao, anche perché ciao. stanno qui, seguono tutte le trasmissioni, le nostre paturnie, sono spaventati come tutti noi, e però stiamo qui e proviamo a Stasera, fare la nostra parte. Stasera, tra l'altro, mi Tiziana, ricordi di che parliamo, Andrea, con Atlantide? parliamo della paura e del coraggio. Ne parlerò con Massimo Recalcati, che è uno psicoanalista che tutti quanti conoscono, e poi del coraggio ne parlo con questo medico dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo che si è ammalato di coronavirus e ha rischiato di morire. Adesso è sulla via della guarigione ed è pronto a tornare in ospedale. E vi garantisco che la sua testimonianza è davvero toccante. Lo credo, È la importante, seguiremo sai, questa sera con Atlantide. è importante Allora, perché. Scusami, finisco. In questo momento in cui parliamo di vaccini, di medicine, di cosa fare, eccetera, diciamo che bisogna anche cercare di capire cosa potrà fare la gente in un periodo lungo nel quale dovrà stare in queste condizioni. continuare a stare a casa, certo. Sì. Allora, mi aprite le telefonate per il